Club di Howard Hawks di Francesco Pasanisi. Capitolo 17. Happy Hour e pallottole. Il clan stava per essere riformato e Rosetti non aveva badato a spese per quella festa al club. Vigeva la regola panem et circenses, già utilizzata in passato dal boss per distrarre e placare gli animi in vista di pesanti novità. Nel club di Howard Hawks, la sera dell'happy hour, entrando sulla destra, si poteva notare subito un piccolo altarino con le foto di Bubba e di Morris, accompagnate da due rossi lumini funebri cilindrici accesi. Rosetti non aveva la più pallida idea di chi li avesse fatti fuori a Penny Green, ma chiunque fosse stato, e noi lo sappiamo, no? Gli aveva tolto una bella gatta da pelare, sia su un piano organizzativo che economico. Quell'omaggio commemorativo nell'angolo del locale, tipicamente italiano e in questo caso anche tipicamente paraculo, faceva da minuscola parentesi luttuosa rispetto al resto del posto quella sera. Come fu quando suonarono i Wave of Pickers. Al netto del perché suonarono, vi era un via vai di cameriere sorridenti e con il fisico da supermodelle e tavolini pieni con anche 8 persone per uno da 4. L'unica differenza rispetto all'altro seratone era un DJ che sparava a palla musica ambient, house, techno e non un gruppo rock. Per allietare i bollori virili degli avventori, poi, erano state ingaggiate 3 ragazze immagine, con un fisico da paura e dei bikini quasi inesistenti, che, a un lato di un grosso tavolo, dove c'era anche la console del DJ, ballavano sessualmente e si davano ogni tanto a del lesbo soft, come ogni happy hour degno di chiamarsi tale. Long drink e cocktail erano miscelati da barman professionisti e acrobatici, mentre il resto dei semplici abbeveraggi, quali birre e cicchettini, erano da ordinare al bancone. E tutto questo etile, da sorseggiare, costava un quarto del solito prezzo, a patto poi di pagare 3 dollari fissi con i quali potevi riempirti il piatto di vettovaglie assortite. Queste, in quantità lucugliane, erano state cucinate sia dalla nonna di Piscano che da un capo chef cocainomane amico di Carl. E si trattava di specialità italiane quali lasagne alla bolognese, fettuccine al pesto, pezzetti di cavallo al sugo rosso, spaghetti ai frutti di mare, carbonara, matriciana, saltimbocca, scaloppine ed altra roba dello stivale euro-mediterraneo famose in tutto il mondo. Frank Piscano entrò nel club alle 9 di sera e si accomodò a un tavolino prenotato dalla mattina presto, quasi sotto le modelle sexy. Chiamò una cameriera bionda e dagli occhi azzurri, chiedendole un trancio di lasagna e un po' di vino rosso per iniziare. «Arrivano in un attimo», rassicurò lei facendogli un occhiolino. Frank si arrapò. Alle 9:10 Piscano era all'ultima forchettata di lasagna ed aveva quasi finito il vino. Fece un rutto, mangiò e beve quel che restava e si mise comodo sulla sedia a vedere le 3 ragazze ballare in quel modo eccitante con la musica ambient house techno in sottofondo. Una mano, dopo qualche minuto, gli toccò la spalla. Frank trasalì e si voltò di scatto, un po' incazzato e spaventato. «Ti credo, dopo 3 schizzi di cocaina fatti prima di uscire?» Guardò chi fosse ad avere posato la mano su di lui e poi sorrise. «Oh, cazzo! Che ci fai qua, amico?» chiese a quello, contento di vederlo. «Mi sono fatto venire un infarto quella sera, ma sono sopravvissuto ed eccomi», rispose l'altro. Era il ragazzo che lo aveva accompagnato ad uccidere Sal Fiorini.